E ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella serie Top 10 e quest'oggi vedremo i voltafieno. Abbiamo visto alcune tipologie di attrezzature per la finagione, adesso andremo a finirle in questa settimana con oggi appunto i voltafieno e la prossima puntata i ranghinatori. In alcuni casi vedrete in tutti e due gli episodi che magari qualcuno c'è sia in una categoria che in un'altra, anche perché magari la stessa mod la trovate poi nel gioco con configurazioni leggermente differenti che fa sia da ranghinatore che da voltafieno, ma sono casi particolari. Detto questo, non mi resta altro che aggiungere, ovviamente sapete come funziona la serie, adesso vedremo 10 mod che ritenevo appunto interessanti da avere. E nulla, quindi buona visione, ci vediamo a fine del video. Ship Favorite 220, quindi 2,20 m della larghezza di lavoro e 25 soli cavalli richiesti. Come dice qua, un attrezzo universale in realtà, perché fa sia da voltafieno che da ranghinatore anche volendo. Quindi qua la categoria, come ho già detto, è molto particolare sia dell'attrezzatura sia appunto delle mod proposte. Da 50 Keda per PC e console, grande autore anche lui, quindi potete andare a occhi chiusi e scaricare questa mod. Ship Spider 350/A Alp di White Bull Modding per PC e per console. Qua servono 50 cavalli e abbiamo 3 metri e mezzo di larghezza di lavoro, e quindi anche questo per iniziare o per campi piccoli o appunto per metterlo sotto a trattori piccoli per non farlo per non fargli prendere il volo, perché insomma non servono troppi cavalli. Anche questo è una valida, come dire, opportunità insomma da scaricare e avere nella cartella mod. E qua abbiamo un'altra specie di pack, di mini pack, perché è Vicon PZ Hi-Hab 300 Tether e Rake, perché anche qua avete sia il voltafieno che il ranghinatore, da 4D Modding, PC e console anche stavolta. Attenzione, perché qua vedo una cosa che sinceramente non sapevo prima di trovarvela per voi, che potete aver già l'andana fatta e con questo attrezzo voltare, diciamo, l'andana. Io sono abituato ai voltafieno che bisogna, insomma, si taglia e poi si volta appunto tutto il fieno così sparpagliato e poi alla fine si fanno le andane. Però in realtà qua potreste aver già fatto l'andana per qualsiasi altro motivo e voltare solo quella, quindi anche qua in realtà mod molto particolare e potrebbe tornarvi secondo me anche molto utile, quindi segnatevi anche questa. Fendt Tether Pack di Virtual Farming 2K19, PC e console. Se ho capito bene, purtroppo in questi giorni ha anche chiuso col modding, non si sa se sono quelle pause che alcuni si prendono e poi magari tornano, però intanto godiamoci le sue opere. Ovviamente sono marchiati appunto in livrea Fendt, che vabbè, male non fa, anche se non è lì che fa la differenza, diciamo, fra un modello e l'altro. Però ne abbiamo dentro 3 da 6, 8.7 e 13 metri, e questi appunto sono i voltafieno che vi parlavo prima, a cui sono abituato insomma a vedere, che con anche discrete larghezze di lavoro voltate tutto quanto e poi ranghinate in un successivo passaggio. Pöttinger Hit 47N, 4,70 m la larghezza di lavoro, PC e console, da Austro Modding Gemeinschaft. Anche qua vediamo un voltafieno di una grandezza medio-piccola, quindi può tornare utile, perché ripeto, secondo me alle volte quelli troppo grandi bisogna avere anche campi comodi da potersi girare eccetera. Quelli su queste dimensioni qua entro i 5 metri non dico che siano rari, però insomma bisogna un attimo cercarli col lanternino secondo me. Questo è anche molto curato, molto fatto bene, quindi perché no, mettetelo in cartella se vi serve ovviamente anche questo. Krone KWT 11.22, e guarda caso sono 11,22 metri di BM Modding, Whoopster e Mad Max, PC e console. Io, e spero di non sbagliarmi ovviamente, ci metto la mano sul fuoco su una mod loro, quindi non devo dirvi altro, devo solo ricordarvi, guardate che loro hanno fatto anche questa. C'è anche il loro pack con le falciatrici che abbiamo visto, questa potrebbe essere un più che buon proseguo a quel pack, quindi anche qua occhi chiusi, tasto download.
Tethers Add-on sembrerebbe un DLC, ma non lo è, da svariati autori, PC e console, tutti a 8,70 m, in realtà è uno, solo che potete brandizzarlo con Kun, Sip, Klaas, Krone, Doith. È veramente, come dire, la base, nel senso prima guardo l'attrezzo, valuto gli altri, però se la larghezza gli 8,70 mi va bene, se proprio voglio fare anche, come dire, la flotta aziendale e marchiarlo come il trattore, perché no? Qua abbiamo questa possibilità. Ecco, questo l'ho scelto anche appunto un attimo per questa piccola chicca, insomma. L'Heli Lotus 1250 Profi, ormai abbiamo capito che i numeri si riferiscono ai metri, quindi 12 metri e mezzo, da Baki, anche questo per PC e console. Semplice, tranquillo, carino, però comunque un altro marchio abbiamo visto un altro autore e una larghezza sul medio grande, non ancora impossibile, però insomma tendente a 13 metri, male non fa, e fra l'altro potete andare a 19 km all'ora, almeno nel gioco. E poteva mancare la sezione se dovete aprire una carriera Est Europa? Ovviamente no. E vediamo il GWS 6U. Avete larghezza di lavoro da 6,5 m a 7 con 35 cavalli richiesti e alte velocità di lavoro ovviamente anche qua 18-19 km all'ora da Rus Agrote e per PC e console. Questi sono quella tipologia che io chiamo strani perché non sono mossi da nulla se non dal fatto di andare. Cioè voi mentre camminate, mentre vi muovete, prende il moto col trascinamento, quindi non è neanche, in realtà si dicono 35 cavalli, ma alla fine dovete trascinare un peso morto, non dovete dargli potenza, non c'è un cardano in mezzo, ecco. Quindi una categoria particolare di suo, in più fa piacere che ci sia anche la versione, diciamo, Est Europa che copre un attimo e che mi copre appunto questa top 10. Abbiamo già trovato un Pöttinger, in questo caso è Lit 6,90, quindi quasi 6,9 metri, 6,85 per la precisione, di Agrar Design Austria ancora, e PC e console, ma in questo caso è, come dire, ancora più performante perché si adatta anche al terreno, e come abbiamo visto anche alcune falciatrici che lo seguono, quindi tra l'altro e tra questo avreste veramente una coppia di Pöttinger favolosa. Qua infatti li vediamo su l'Erlengrad, che è forse una delle mappe, come dire, che si adattano al meglio, perché appunto li vediamo in zone alpine più che altro, sia per tipologia di marchio e anche perché ovviamente si fa tanta fienagione. Quindi anche questo, cari miei, tenetelo ovviamente nella vostra cartella mod. E siamo così giunti alla fine del video e chiedo ora a voi, qual è la vostra preferita di quelle che ho presentato? Ce n'era una o più che non conoscevate? Scrivetemelo nei commenti. Detto questo, un saluto, fi bravi e ci vediamo alla prossima puntata di questa particolare serie.